Un anziano affetto dal morbo di Alzheimer è stato ritrovato dopo ore di ricerche una notte all'Abbiaccio grazie alla prontezza di spirito di due carabinieri che hanno evitato una tragedia. Tanto che lo stesso sindaco di Romano De Zelino, Simone Pontorin, ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento all'appuntato scelto Vincenzo Nugara e al carabiniere Martino Miucci in servizio alla locale stazione dei carabinieri. I due militari hanno evitato una possibile tragedia ritrovando sulle pendici del Monte Grappa un anziano disperso da molte ore. Lunedì 9 gennaio, verso le 11, un nostro concittadino del 1944 è stato ritrovato dopo una notte passata all'Abbiaccio, spiega il sindaco. Perso il senso dell'orientamento, avrebbe diretto la sua vettura verso un primo salto di roccia, finendo addosso agli alberi sottostanti che ne hanno frenato la caduta. Sono stati due carabinieri in servizio a Romano a mettersi sulle sue tracce, trovandone alcune proprio sulla carreggiata. Una volta individuata e riconosciuta la vettura, hanno constatato che l'anziano non era nell'abitacolo e si sono messi alla sua ricerca nei dintorni. La pioggia di domenica, il freddo della notte e l'abbigliamento non consono avrebbero potuto trasformare la scomparsa in tragedia. Ieri sera, continua il sindaco, ho ricevuto i ringraziamenti della famiglia, che a sua volta li estende a questi bravi carabinieri.